Nebucadnezar prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abnego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro». Siamo a Babilonia. Il re Nebucadnezar, forse orgoglioso di essere il re del regno più potente di quei tempi, fa costruire una statua d'oro e ordina ai prefetti, ai magistrati, ai tesorieri, insomma a tutte le autorità delle sue province, che al suono del corno si inchinino davanti a lei per adorarla. Tre giovani rifiutano di adorare qualcuno che non sia il loro Dio e, dopo varie sollecitazioni e minacce di morte, dichiarano la loro fedeltà a quel Dio che avrebbe avuto il potere di liberarli anche dal fuoco, e comunque non avrebbero mai accettato un compromesso. Sotto gli occhi di tutti vengono gettati nella fornace che brucia ad alta temperatura, ma ora lo spavento e lo stupore si impossessa del re, che vede quattro uomini camminare in mezzo al fuoco senza soffrire, e uno di loro è somigliante al figlio degli dèi. Questa è la seconda volta nel giro di poco tempo che il re babilonese riconosce pubblicamente la superiorità del Dio di Daniele prima e dei suoi amici ora. Eppur non essendo il suo Dio, lo benedice. Gli riconosce un potere superiore a tutti gli altri dei. I tre amici hanno rischiato, ma non per spavalderia o perché sprovveduti. Sapevano cosa rischiavano. Conoscevano le conseguenze delle loro scelte, ma questi ragazzi conoscevano molto bene anche il loro Dio. Avevano coraggio, e la conoscenza che avevano acquisito di Dio li portava a fidarsi di Lui e a guardare oltre. Loro credevano in un Dio vivo e fedele e obbedivano alla Sua parola. Cosa vuol dire conoscere Dio? Vuol dire essere umili, riconoscere che abbiamo ancora molta strada da fare, pregarlo, chiacchierare con Lui ogni giorno, meditare e scoprirlo attraverso la Sua parola. Gli altri, guardandoci nel nostro quotidiano, attraverso le nostre scelte, il nostro parlare, sono spinti a dire: «Benedetto sia il tuo Dio?» Oggi domandiamoci: conosco Dio così profondamente come questi ragazzi? Buona giornata.